situazione. Veniamo all'ultimo elemento da aggiungere, la musica. Vado su audio. Adesso, ovviamente, io sceglierò della musica assolutamente a caso per non perdere tempo. Allora, io decido che metto questo. Guardiamo cosa succede. Viene inserito in basso il file audio che automaticamente mi va a coprire tutta la lunghezza del mio video. Vorrei farti notare che i tempi delle slide sono leggermente cambiati perché abbiamo aggiunto delle transizioni e abbiamo aggiunto delle transizioni che durano un secondo. Allora, questo durava 5, questo durava 8, ma se io qui metto una transizione di un secondo, rosicchierà mezzo secondo di qui e mezzo secondo di qua. E la stessa cosa nelle altre due slide. Questo è spiegato perché i tempi sono diversi. Quindi, se ti serve avere un tempo preciso di ogni pagina, ecco, tieni presente che aggiungendo una transizione, io ovviamente devo calcolare il tempo in cui avviene questa transizione. Torniamo al nostro file musicale. Dicevamo, il file viene inserito automaticamente su tutta la presentazione. Proviamo a sentire. Quindi cliccando qui tu hai non solo l'anteprima di quello che vedi, ma hai anche l'anteprima del file audio. Io però voglio fare in modo che ogni pagina abbia una musica diversa. Non è una gran bella idea, però te lo faccio vedere perché è una possibilità, interessante. Dopo che ho aggiunto il mio file, vado sempre qui dove ci sono i file musicali, ne prendo un'altra casa ovviamente, e clicco. Guarda quello che succede. Automaticamente mi viene inserito un secondo file musicale che termina alla fine del mio video e comincia dove io avevo posizionato il cursore. E se io volessi aggiungerne un altro ancora? Se io mi posiziono qui e clicco questa, guarda cosa succede. Io ho inserito praticamente per ogni pagina un file diverso. Adesso li devo sistemare perché se io li lascio così le musiche si sovrappongono. Sentiamo un po'. Un disastro. Allora cosa faccio? Ma semplicissimo. Allora vado sulla prima, la sposto alla fine della slide. Vedi che automaticamente ha preso il posto giusto. Poi prendo questa, la sposto qui, tac, automaticamente loro sono una dopo l'altra. Mi metto all'inizio, proviamo. Benissimo, c'è ancora qualcosa che non va però. Se io voglio un prodotto di qualità non posso appiccicare le musiche in questo modo. Che cosa posso fare per migliorare il mio audio? Semplice. Allora, seleziono il primo file musicale, vado su effetti audio e faccio partire gradualmente il volume del mio file. Allargo per farti vedere. Io adesso muovo qua, guarda quello che succede in questa zona. Vedi che si è formato un triangolino più chiaro? Lì vuol dire che il volume è più basso. Quindi io decido che la musica comincia pian piano
E soprattutto finisce anche pian piano, eh? E la stessa cosa la faccio anche sugli altri due file, in modo che il passaggio tra una musica e l'altra sia un passaggio più armonioso, non sia uno stacco terribile, e che la musica finisca insieme al mio video e non di botto. Proviamo a vedere. Molto meglio. Naturalmente poi sarai tu a stabilire quanti secondi, quante frazioni di secondo serviranno per fare un ottimo lavoro. Bene, siamo arrivati alla fine del progetto. Abbiamo creato il nostro video, abbiamo messo i nostri file audio. Abbiamo visto che da questo pulsante posso vedere l'anteprima del mio prodotto. Benissimo. Adesso non mi resta che scaricare questo video oppure condividerlo con chi lo deve vedere. Abbiamo dato un titolo, qui c'è il tempo totale e la possibilità di vedere come viene a tutto schermo. Benissimo, vado su condividi. Allora, come al solito, io posso copiare il link e poi darlo a chi voglio. Posso presentare direttamente il mio progetto. Posso scaricarlo. In questo caso, ovviamente, essendo un video, lascerò video MP4, che è il formato consigliato. Tutte e tre le pagine, vedi, se io apro questa tendina, mi fa vedere le pagine che ho creato. Ovviamente io le voglio tutte e tre. E poi gli dico scarica. Aspettiamo un attimo che il video venga scaricato. Ecco fatto. Andiamo a recuperarlo. Come vedi, è stato scaricato tutto perfettamente senza problemi. Adesso ce l'hai sul tuo computer, ne puoi fare l'uso che vuoi. Puoi sempre comunque riaprire il progetto da Canva, puoi modificarlo in qualsiasi momento, ma intanto te ne sei scaricata una copia che puoi condividere. Per oggi abbiamo finito, ti saluto, ti auguro buon lavoro e spero di rivederti al prossimo tutorial.